Questo filmato nasce dalla volontà di mettere in risalto la bellezza della nostra terra, la sua storia e le sue tradizioni, perché Sepino è sempre stata considerata la gemma del Molise e merita di tornare ai suoi antichi splendori. Lo merita proprio. C'era una volta un'antica città sannita, nata da un originario insediamento sviluppatosi lungo i tratturi sull'ampia vallata del Tammaro. Un luogo di sosta per i greggi e pastori in transumanza, punto di incontro e di scambio. Poi diventa città romana, fiorente all'età di Augusto, con tanto di mura imponenti, porte d'accesso, il teatro, monumentali fontane e luoghi di culto pagani. E c'era una volta un borgo medievale, arroccato attorno al suo castello che, dalla sommità di un colle, dominava l'intera valle sottostante. Un borgo impreziosito nel trascorrere del tempo di chiese e campanili, piccoli tesori d'arte, case di gente comune tra i vicoli stretti, palazzi nobiliari e soprattutto di botteghe artigiane. C'era una volta, e c'è ancora oggi, Sepino, nel cuore verde del Molise, con tutto l'orgoglio del suo passato. Qui rivive il fascino di un tempo, in occasione di Arti e Mestieri, un evento suggestivo promosso dall'associazione Il Papiro. Arti e Mestieri è un progetto molto faticoso, per la verità, ma nasce dalla volontà di mettere intanto l'anziano al centro della manifestazione e portare il visitatore lungo i borghi medievali che si snodano intorno alla piazza principale e visitare così quei mestieri, quelle botteghe che andiamo ad allestire, dove l'artigiano in diretta esegue con le sue mani sapienti arti che sono ormai quasi in estinzione, quasi scomparse. È una manifestazione che mette in risalto la competenza, la maestria di quelle mani antiche che sono sapienti e che assolutamente vanno valorizzate. Per una volta tanto l'anziano è il protagonista, non è il peso da relegare in un angolino, ma è veramente l'attore di questa manifestazione. Quindi sotto l'aspetto sociale, questo risvolto, noi diamo molta importanza a questo aspetto.
Poi è piacevole anche per i giovani, perché nelle botteghe c'è appunto l'aiuto dei garzoni, che sono quasi sempre ragazzi e che si avvicinano in questo modo a queste arti scomparse o quasi. Non solo, ma imparano ad apprezzare la figura dell'anziano non più come un peso, come un qualcosa da sfuggire, ma esattamente al contrario, cioè come una persona ricca di sapienza, ricca di sapere, che può dare, e perché può dare veramente ancora tanto. Questa è la nostra iniziativa, questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscire a continuare a portarlo avanti nel tempo e soprattutto riuscire a, in qualche modo, a portare gente in questo bellissimo paese. La puteca, ovvero la bottega, è il luogo depositario delle arti e dei saperi della tradizione contadina, da valorizzare e tramandare alle future generazioni. È un percorso alla riscoperta del fascino dell'antico borgo di Sepino. C'è il vasaio che dà dimostrazione di come si lavorano ceramiche e terracotte, per farne vasi, otri e tanto altro. Un percorso lungo e laborioso, quello della cardatura della lana, aperta, sfiocchettata e depurata prima che la stoppa venga filata. Mani agili la lavorano col fuso, la attorcigliano fino a ricavarne un filato da tessere con maestria ed eleganza, ieri come oggi. È l'arte del ricamo e dell'uncinetto a disegnare, punto dopo punto, con infinita precisione, pizzi e merletti per corredi preziosi. In un'altra bottega sono le mani ruvide del falegname a levigare il legno per realizzarne strumenti d'uso quotidiano, un tempo come cucchiai e cucchiarelle.
molto caratteristico l'intaglio runa spature, uno strumento per realizzare matasse di lana prima che vengano lavate e colorate. Legno, che l'ebanista sa bene come intagliare e cesellare per vere e proprie creazioni scultoree. C'è anche spazio per dare dimostrazione di come si intreccia il vimini per ottenere cesti e cestelli, oggi introvabili rarità. Processi che hanno il fascino del mistero, come quello per la produzione di saponi. Si ottenevano una volta dalle frattaglie e dal grasso del maiale, o come quello per la lavorazione del latte fresco, da cui poter ottenere e poi gustare formaggi genuini, proprio come facevano i pastori di una volta. Bisogna conoscerle bene prima di raccoglierle, erbe officinali, i rimedi naturali dei nostri avi, buoni per curare o prevenire ogni malanno. Spazio anche all'uso sapiente di acquarelli ed oli, che solo gli artisti sanno come miscelare e far scivolare con maestria sulla tela. E nella potenza fuoco tutta la magia della lavorazione del ferro e dei metalli. Suonano una musica bellissima nella bottega del fabbro, forgia e mantice in azione per plasmare oggetti di particolare bellezza, battendo, come proverbialmente si dice, il ferro finché è caldo. Per i contadini molto utili erano la fraula, un flauto dolce che i pastori suonavano nelle lunghe giornate in compagnia del gregge al pascolo, le cannelle, protezioni per le dita dei mietitori, un'arte antichissima, quella di fare coltelli, per i quali cosa importante forgiarne ad arte la lama, a cui la mola in pietra dell'arrotino ridà il taglio a suon di cigolii.
Dietro arti e mestieri c'è tutto il fascino di un mondo antico che torna come per incanto ad animare le stradine del piccolo e caratteristico borgo di Sepino. Ma una iotta per rimedi non se ne avria trua. E questo te lo dico in quanto là. Te giuro voi con me che io non ne posso. Non ne posso proprio. E non mi fidi più. Ma senti, dimmi tu. Te fare cosa buona, camarita, un bello pulito. Ogni giorno rubi che non se lo fa mai mancare. Tutto lo sei. È vero che è una faticata. E mo ci vorrò fare. Se stancato. Grande. Appena scata, si indossa dalla cantina. Aurito che marito, ma quindi lo compare, è nata cosa, quindi lo sopporta il vino, non ti pare, e a te non te ne importa, perché cammina dritto per la vita. E quando torna a casa, è allegria, tutto so cerimonie muito. Signore mi perdonami, perché non so degna di annumanare, fammi la starata, quest'anno tutta lua fa secca. Ma che dici, si pazza nei con me? Questa è una gran bestemmia che lo signore non ne può ascoltare. Lo saggio, la signoria c'ha ragione, ma la vina è buona e pure a me mi piace. E perciò non ci trasa che tutta l'uva che Ulisse fa secca. Sera, compare, ma già sta fragile. Mamma mia. Buonasera a tutti. Buonasera. Chiama la caldina, io già te so capito. Io. Buonasera a chi sta a letto e a chi sta settato. A chi ha vippato e a chi non assaggia. E anche perché no, alla cantinera. Portaci un bicchiere. Assettamoci, assettamoci. Beh, tu non ti mandi mangiare. Assetto, tu a te, assetto tu qua. Assetto. Cappeggia. Aspetta, mamma, sto seggiarella. Giù, dura giornata di lavoro, compare, immagino, tutte le cantine se si passate. Dalla chiazza Luc, basta, Dalla chiazza Lucola ti si passate tutto quanto, Ma... Oh, ma che tavaro! Le vine, mio carissimo cumba, se non se ne truasse, bisognaria che gli uomini la mandasse. Dici. Ma tu che dici a sé? Ma, cumba, io dici a via che senza vina quest'umanità non buttaria a campà. È vero. Ma tu te ne figuri? Acqua, sempre acqua delle tre fontane, e ti si sciaracqua anche lo stomaco. E caro comparo, non ti credere mica, ma anche la piscica ne risentirebbe. Cumba, io dici a re, la pozza namena pure la frutta. Giusto. Perché la vina combatto qualsiasi malattia, senza che te fai alla farmacia. E se lo tenisse, porta pure una piattaglia d'oliva, quando sei tempo. Viva cumba, viva. E pure nata bottiglia, senza la cassosa. Perché sa, acqua e vino non va buono. Il vino va bevuto puro, genuino. Ma dice un vino, quegli etali l'ha fottuta proprio alle vino. Soffassaria, cumba, soffassaria, la salute... Aspetta, compare, aspetta. Già vomana sotto. Io sono d'accordo con te. La vina è buona. E mi scappa strona a chi dice l'in contrario. Ma poi, modestamente a parte, caro compare, voi siete un uomo straordinario. Ma la persona che la vina c'ha da ir composta, se no si sposta. E caro compare, dite la verità, voi la vina non tanto lo reggete, o no? Non lo regge il vino. A voi la vina vi sposta. A voi già due o tre bicchieri sono sufficienti per far situare. O no, due o tre bicchieri per far situare. Invece voi no, va mutacate sotto 2, 3, 4, 10, una ventina di bicchieri sotto. Oh no, non è così.
E poi giustamente, è normale. E poi giustamente non è la verità che abbambagliettate, lo reggete a lei. E giustamente voi il vino non lo reggete, vi fa brutto scherzo. E poi la povera Cummara. Ah, pure. Ci fa l'uterzo. Dunque, che questa sturiella recota l'andrasatta per la via, entra la candina, con poca verità, poca fantasia. Un poeta dialettale vorrebbe dimostrare che non è utile che fa male. E chi se la tracanna, chi se la fa storta, e indurza in ganna. Ma dietro questo evento c'è anche un grande, grande lavoro per gli organizzatori, sostenuti, per fortuna, da un paese intero. È difficile fare queste cose, ma con l'aiuto della gente del posto, perché solo così si possono realizzare queste manifestazioni, grazie al volontariato e grazie agli artigiani che si prestano per queste cose.